tutti, bentornati. Oggi siamo qui con l'appuntamento fisso mensile dello spacchettamento della box di Look Fantastic. Questo mese in realtà ci ha messo un po' di tempo in più per la consegna, perché di solito nella prima settimana del mese mi viene consegnata. Questa volta invece hanno fatto un po' i monelli, infatti ci ha messo qualche giorno in più. Andiamo ad aprirla. Mi piace tantissimo tra l'altro il colore di questo mese, è proprio autunnale. Questo viola con questo arancio è proprio autunno, e appunto il tema di questo mese è proprio l'autunno, quindi hanno pensato a dei prodotti che possono aiutare e servire per il cambio di stagione, quindi con l'arrivo dell'inverno, quindi ciò che può far bene alla pelle, ai capelli e non solo. Io ho sbirciato un po', ho visto anche il Deplian, ma non l'ho ancora aperta. Abbiamo come sempre appunto il Deplian con all'interno tutta la spiegazione dei prodotti presenti all'interno della box e anche qualche novità, ci sono anche dei brand presenti all'interno, presenti sul sito di Look Fantastic, insomma è molto interessante questa brochure. E come sempre abbiamo anche uno spoiler di quello che sarà uno dei prodotti presenti all'interno della box di dicembre. E troveremo tra l'altro un prodotto per occhi di Avant, dovrebbe essere un prodotto, un contorno occhi appunto di Avant. Io non ho mai provato contorno occhi e prodotto occhi di Avant, ma creme le ho provate e una di queste mi è piaciuta tantissimo. Intanto andiamo ad aprirla, sempre impacchettata e chiusa. Vediamo la panoramica e vediamo un po' che cosa ci riserva questa box questo mese. Ci sono come sempre 6 prodotti all'interno, andiamoli a vedere uno ad uno e vediamo un po' se questo mese Look Fantastic ha fatto una buona scelta. Primo prodotto che pesco è questo prodotto per capelli, è un prodotto della Philip Ringsley. Io non conosco questo brand, in realtà non l'ho mai provato nulla, so soltanto che produce prodotti appunto per capelli. Questo mese poteva arrivarmi questo qui, o l'altra opzione era sempre della stessa linea, suppongo, lo shampoo e il balsamo. Questo qui invece è un prodotto per lo styling, tanto che si utilizza capelli umidi appena lavati e serve per donare brillantezza e morbidezza ai capelli. È da 20 ml, quindi un formato travel size. Ripeto, non conosco questo brand, però ho visto su Look Fantastic questo brand fa un sacco di prodotti per capelli, quindi vedremo un po' se mi piace. Altro prodotto che c'è all'interno è un prodotto della Polar, perché ci sono due A, quindi Polar, ed è un'acqua micellare che si chiama Ice Pure al cotone artico. È da 50 ml, quindi neanche troppo poco, comunque formato mini, e all'interno il 98% di ingredienti di origine naturale, ed è consigliato, per quello che ho letto anche sulla brochure, è anche consigliato per chi soffre di rossori sulla pelle, quindi va ad alleviare un po' i rossori del viso. Tra l'altro c'è scritto anche senza profumi e senza profumo, quindi fragrance free. Altro prodotto all'interno è questo prodotto di Now Bay. Io di Now Bay, anche in una scorsa beauty box, in una delle prime beauty box che ho ricevuto, ho trovato un tonico che non mi ha fatto impazzire, però riconosco che questo brand è un brand molto valido, è un brand ecocertificato, e questo qui in particolare è una crema viso detox, quindi antiossidante, ed è all'interno ha tè verde, aloe vera, ginkgo, olio di jojoba, olio di mandorle dolci, uva, quindi è abbastanza ricca di ingredienti. Ed è appunto una crema antiossidante, da 50 ml, il che mi fa piacere, mi piace. E vediamo un po' la profumazione. Non male. Pur essendo un prodotto, bio, di solito non hanno un profumo proprio gradevole, una fragranza gradevole, questo qui non mi sembra per niente male. Altro prodotto all'interno del brand This Works, questo qui, che tra l'altro This Works è un brand che sto apprezzando, e non è un prodotto viso, è un prodotto per il corpo, quindi è una crema corpo, anzi addirittura un siero corpo, che va a rendere perfetta la pelle, donando anche una luminosità. È da 30 ml, quindi un formato sempre travel size, quindi una crema corpo. Tra l'altro ha un colore strano, ha un colore tipo
marrone. Sì. Sì, in effetti, andando a donare questa luminosità, probabilmente avrà delle particelle all'interno, e perfetta per le gambe, tra l'altro. Quindi, secondo me, va a donare quell'effetto luminoso al corpo. Bene, quindi questo forse è un po' più per l'estate, non magari un po' meno per l'inverno, visto che siamo abbastanza coperti, se è quello l'effetto che dona. Altro prodotto è un prodotto make-up della Lord Berry ed è una matita occhi, la 231 Antique Bronze, quindi dovrebbe essere un color bronzo con delle perlescenze all'interno, un color satin, non è un colore opaco, e trovo sia tra l'altro anche molto autunnale. Bello. Infine, ultimo prodotto è uno smaltino, tra l'altro meno apprezzato per quanto mi riguarda, della Bior Nails.ink London. Io non utilizzando smalti, perché da qualche anno, 2-3 anni a questa parte, faccio solo e soltanto semipermanente, sia le mani che i piedi. Forse i piedi un po' meno d'inverno, ma comunque tendenzialmente d'inverno utilizzo un colore molto scuro, non di certo questo colore, anche d'estate è un colore che io non utilizzerei, non si sa mai, potrebbe sempre accadere. Questo era tutto quello che c'era all'interno di questa box di questo mese. Ditemi un po' se vi è piaciuta, se non vi è piaciuta. Io come sempre vi mando un bacio, spero che questo video come sempre vi abbia tenuto compagnia e ci vediamo presto. Ciao!